Il cliente vuole. Mi sento dire un sacco di volte da voi in sede di preventivazione, il cliente vuole questo tipo di sensore, il cliente vuole i volumetrici d'esterno, il cliente non vuole i volumetrici d'interno, quindi di conseguenza fate i preventivi sulla base di quello che il cliente vuole. Laddove faccio notare che il cliente sì, vuole, il cliente è quello che paga, però dovreste far capire al cliente quali sono i vantaggi di una soluzione o di un'altra soluzione. La risposta è paga, faccio quello che dice lui. Lego l'asino dove vuole il padrone. Questa è una frase che io odio, ma che sento dire spesso. Il cliente ha diritto di avere dei desideri, il cliente ha diritto ad avere dei bisogni, perché paga, dichiara per avere un servizio, per avere un prodotto, e quindi è giusto che vi spieghi che cosa vuole. Ma se questa cosa che vuole collide con le norme di realizzazione di un impianto antintrusione, collide con le norme di realizzazione di un impianto di videosorveglianza o collide con il buon senso, prima di tutto non dobbiamo accontentarlo a tutti i costi. Qualche settimana fa è capitato ad un mio cliente che gli abbiano chiesto un impianto di videosorveglianza con la registrazione dell'audio. Lui gli ha detto: no, con l'audio non te lo faccio. Perdi il lavoro? Pazienza, ma perché andare ad impelagarsi in un impianto dove c'è già qualcosa di vistosamente sbagliato, soprattutto se pensiamo che questo impianto con l'audio voleva essere installato in una struttura d'accoglienza turistica, per cui quanto di peggio si possa fare. E quindi ha detto di no, il cliente vuole, bene, il cliente se lo farà fare da qualcun altro. Un altro mio cliente mi ha detto: sai, i clienti vorrebbero i sensori roller sulle tapparelle. Può darsi anche che sia la soluzione migliore, ma da quando un cliente finale è esperto di antintrusione? Cioè, facciamo pure caso che il roller vada bene, ma il roller, come voi tutti sapete, non segnala l'apertura del serramento, quindi sarebbe già da proporre attenzione. Io te li metto i roller, ma se ti dimentichi di andare a tapparella su e c'è solo quello, il sistema antintrusione verrà violato senza poter segnalare nessun tipo di allarme, per esempio. Questo il cliente finale non può saperlo, ha il diritto di non saperlo, per cui non si fanno i preventivi solo sulla base del cliente vuole. Cliente vuole. Gli si spiega che quello che vuole magari manca in qualcosa, è sbagliato in qualcosa, a seconda, e dopodiché si fa il preventivo. Il cliente vuole da solo non vuol dire niente, perché quando andiamo dal dottore, o peggio ancora, andiamo dal dentista, anche io vorrei che non mi facesse male mentre mi fa la pulizia, o che mi dicesse: non è necessario fare la pulizia dei denti, ma me la farà, decida lui, mi farà male e mi farà pure pagare. Non ho capito perché quando invece al posto del dottore, al posto del dentista, ci arriva il professionista della sicurezza, il cliente finale può decidere e diventa improvvisamente un esperto di tutte le materie. Ovviamente c'è l'eccezione che conferma la regola, ci sarà quel cliente finale che per le sue esperienze di vita, per le sue esperienze professionali pregresse, magari ha delle competenze contro le quali dovremmo confrontarci magari in maniera più intensa. Ci mancherebbe, però nella media il cliente non sa niente, quindi il cliente vuole qualcosa che però non conosce. Spiegare che una cosa è giusta e che una cosa è sbagliata non vuol dire per forza perdere il lavoro, vuol dire fare i professionisti, che è quello che ci proponiamo tutti di fare. E se voi seguite questi video, bene o male, sono sicuro che è nella vostra intenzione, perché chi non è interessato a fare il professionista dubito che si metta a vedere i miei video. Insomma, sintesi, i preventivi li facciamo noi, i professionisti siamo noi, il cliente vuole un cazzo.